Numero 3, la risposta della Giunta regionale all'interrogazione 701, infrastrutture ferroviarie, progetti e risorse del consigliere Servo, la dà l'assessore Santoro. Mi assento Sì, un minuto. nella fase di valutazione congiunta con i territori dei progetti relativi all'alta velocità ferroviaria prodotti RFI nel 2010, le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno parzialmente modificato le linee di indirizzo in materia di potenziamento delle infrastrutture, decidendo, come anche ricordato nelle premesse dell'interrogazione, di velocizzare la linea esistente. RFI ha elaborato uno studio preliminare finalizzato a definire le nuove linee guida per il potenziamento e la velocizzazione dell'infrastruttura. Gli interventi sono stati individuati in una bozza di studio che è previsto siano oggetto di approfondimento e conferma nei diversi successivi sgradi di sviluppo progettuale realizzabili per fasi funzionali. Di queste fasi funzionali è iniziata la fase relativa alla disponibilità di 200 milioni, che è definita potenziamento linea Venezia-Trieste, dove appunto l'intento è soprattutto un ammodernamento tecnologico per la linea, l'implementazione nel telecomando del posto centrale di Mestre. Il piano finanziario complessivo degli interventi della velo cosiddetta velocizzazione della Venezia-Trieste è stato sottoposto all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella recente proposta di aggiornamento del contratto di programma nel 2017, parte investimenti, e comporta una spesa complessiva di 1.800 milioni di euro, la cui modulazione pluriennale sarà calibrata in funzione degli esiti dei diversi successivi gradi di sviluppo progettuali ai quali saranno assoggettati gli interventi che appunto adesso sono oggetto di progettazione preliminare da parte del Ministero. Se può accendere il microfono, per favore. Quali sono le opere previste, il cronoprogramma della loro realizzazione e i relativi costi? Allora, siccome l'assessore ha parlato di una bozza studio fatta da RFI circa la velocizzazione con le fasi funzionali e quant'altro, quantomeno, e poi non so se il testo che ha letto verrà anche eventualmente fornito in risposta scritta. Ma se, e glielo chiedo qui senza farmi fare ulteriori accessi agli atti, eccetera, se può darci eventualmente tutti questi documenti. Allora, lei non ce l'ha, a lei non gliel'hanno mandato. Perfetto, quindi vabbè. Ok, perfetto. E quindi ovviamente io non discuto neanche, dico solo che mi pare stamattina un candidato alle elezioni politiche nazionali ha tornato a parlare di quadruplicamento sulla linea Trieste-Monfalcone. Allora qui o facciamo capirci oppure no. Volete continuare così? Continuate pure. Non volete dirci cosa volete fare, non volete dirci a cosa servono 1 miliardo e 8, però è da 4 anni che lo sapete, è da 4 anni che dovete fare questi lavori e ancora non volete dire ai cittadini di questa regione come spenderete questi soldi. Complimenti. Rigetto totalmente quanto detto dal consigliere Servo perché non è la regione che spende questi soldi, ma è il ministero che attraverso RFI fa i propri progetti e le proprie realizzazioni. La regione, quando è stata chiamata ad esprimersi rispetto alle valutazioni di impatto ambientale, lo ha sempre fatto con coscienza rispetto al recupero e alla salvaguardia del proprio territorio regionale. Allora, no, rettifico, giustamente ha Rettifichiamo. ragione l'assessore, Assessore. quando intendevo avete mi riferivo al suo partito. La persona che ha fatto questa dichiarazione non è del mio partito. Siamo in campagna elettorale, bene.